Le vicende della campagna di conquista della Gallia, che impegnò Cesare dal 58 al 52 avanti Cristo, sono dettagliatamente esposte da Cesare stesso in un'opera storiografica capolavoro della letteratura latina, i Commentari De Bello Gallico, il resoconto della guerra gallica. Le vicende della guerra sono narrate da Cesare in 7 libri, che corrispondono ai 7 anni di campagna militare. La guerra è evidentemente il tema dominante, ma protagonisti del racconto sono anche il territorio oggetto della conquista di Cesare e le popolazioni che lo abitano, Galli e Germani. In parte questi erano direttamente già conosciuti dai Romani nella loro espansione continentale, in parte erano noti attraverso le letture di storici greci. Accenni e osservazioni sugli usi e sui costumi delle varie popolazioni sono sparsi un po' ovunque nell'opera, ma la digressione più ampia ricorre nel 6° libro, dall'11° al 28° capitolo. Si tratta di capitoli dedicati ai Galli o Celti e ai Germani. Nel capitolo 21° di questo libro, quando è narrato il secondo attraversamento del Reno da parte delle legioni, Cesare apre un excursus, cioè una digressione, in cui mette a confronto gli usi e i costumi dei Galli o Celti con quelli dei Germani. In particolare, nel capitolo 22, egli si sofferma sull'aspetto economico e sulla gestione del territorio da parte dei Germani. I Germani, afferma Cesare, non si dedicano all'agricoltura e la maggior parte di essi vive di latte, formaggio e carne. Nessuno ha terreni di proprietà privata. I principi e i magistrati ogni anno assegnano la quantità di terra che credono opportuna e nella località da essi stabilita alle genti o alle famiglie in cui i parenti vivono insieme e l'anno dopo li costringono a migrare in un altro punto. Spiegano quest'uso, dice Cesare, adducendo molte ragioni. Perché una prolungata abitudine non muti il loro interesse per la guerra con quello per l'agricoltura? Perché non sentano il desiderio di accaparrarsi grandi proprietà e i più potenti prevalgano sui più deboli? Perché non fabbrichino case adatte a ripararli dal freddo e dal caldo? Perché non nasca l'avidità di ricchezze che sempre provoca discussioni e dissensi? Vogliono inoltre, col disinteresse di tutti, tenere a freno il popolo, evitando che sorga tra esso l'invidia, poiché ciascuno può così vedere che le sue ricchezze sono pari a quelle dei più potenti. La più grande gloria per quelle genti è che intorno ai loro confini vi siano zone deserte e devastate. Ritengono segno di valore che i confinanti, scacciati dalle loro terre, se ne allontanino per sempre e che nessuno osi più avvicinarsi.